fai una cortesia, mi prendi in macchina, non sto legato, confezionato, e ci si lega. Ci si lega prendendo l'anello della cinta, l'anello dei cosciali e si insegue il nodo. Vedete, si insegue il nodo che esce dall'imbracatura. Così. E si entra dentro qui. Si tirano, si prende il nodo con la mano e si tira un capo e poi l'altro. E poi si fa anche un nodo a contrasto. Non devi recuperare niente. Soprattutto bisogna farlo soprattutto con le corde nuove, questa è una corda un po' più vecchia. Si chiama il nodo delle guide con frizione. E ha anche altri nomi, il nodo Savoia oppure il nodo 8 infilato. È rigida e ha questa gobbetta che serve per accogliere le falangi delle dita che devono stare piegate. No, diciamo, è più tecnico. Andiamo, tecnico, poi giù per l'altro. Aspetta, allora. Lei farà da sicura. Sì, allora. Lei farà al sicura, mi ha preso già con il grigri che deve essere messo nel verso giusto, vedete, se io cado si blocca da solo. È un sistema, funziona come la cintura di sicurezza della macchina, ha uno strappo, si blocca. La sicurezza al primo di cordata si fa appoggiandosi vicino alla parete e mettendosi sotto il primo chiodo, il primo rinvio, in modo tale che la caduta del primo di cordata viene attutita sia dalla gamba sia dal peso della persona. Se si mettesse invece lontano da me, il primo di cordata farebbe un volo un po' più lungo e la persona che fa sicura verrebbe sbattuta contro la parete. Invece la posizione è questa, che assumerà lei appena io mi alzo. Si alza il baricentro. E quindi può essere, utile la spallina. Questo si chiama la vita dell'alberello. Si fanno piccoli passi. Supera il primo strapiombo. Li metto a catti, dai. Mettiamo un primo rinvio, per esempio. Eccolo qua. E mettiamo la corda. Con la corda che esce fuori, verso l'esterno e non verso l'interno. In modo tale che agevola la salita del primo di cordata e non torce la fettuccia. La fettuccia che collegano. Che colleghi. Siccome è lungo, quindi Thank you.